Finale quinto sesto posto tra Basilea e Legia Varsavia. Basilea che nella prima partita precedente ha battuto il Sion 3-2, Legia Varsavia che ha vinto i rigori contro il Grasshopper e in questo momento sta giocando contro il Sion. Invece la finale settimo ottavo posto. Tra poco in campo dunque Basilea e Legia Varsavia. Primo pallone per il Basilea con Aydin, dietro per Minder, tentativo verso Probst che finisce fuori, rimessa laterale per il Legia Varsavia, all'indietro per portiere Baranowski, che bravissimo qui a tenere palla, ancora Baranowski col destro, si salva Minder. Calcio d'angolo per Legia Varsavia, Baranowski prova a mettere al centro, un'altra respinta, un altro calcio d'angolo. Mette fuori il Basilea, la rimessa laterale ancora per il Legia. Con il numero 13, Vasiak Libizowski. Ancora Libizowski, termina Probst. Che sbaglia però l'appoggio, ne approfitta con il numero 21 Bergiel. Ancora Legia, palla dentro, sempre Bergiel. Aydin recupera palla per un attimo, poi Niang fa andare a destra il pallone per Shilova. Ancora il numero di Bergiel, rimessa laterale per Niang, dietro Minder. L'errore da parte di Dain. Niang si accontenta della rimessa laterale. Dietro Minder. L'anticipo da parte di Libizowski, poi Bergiel dietro per il portiere Pernal. Thank you.
Ancora Legia Varsavia con questo rilancio verso Bergiel. Tiene in gioco il pallone. Cerca di andare via Probst, che è bravo a fermarlo. Poi Minder sbaglia il rinvio. E allora rimessa per i polacchi. Dentro Bergiel, gran pallone, cerca l'assist al centro per Oldak, ma trova Minder a chiudere. Rinvio di Minder, troppo lungo per Shilova. Ora con calma Pernal. Poi ricomincia da Baranowski, che cambia cercando Bergiel. Probst meglio di lui. Ora Probst va sul fondo, mette al centro, allontana la difesa del Legia. Poi dalla distanza Dain con un bel destro. Bravo Pernal ad allontanare e poi rimessa dal fondo. Baranowski, ottimo pallone in avanti, attenzione Oldak, Oldak supera anche il portiere, Oldak poi la mette per Bergiel, che non riesce a recuperare questo pallone se non in un secondo momento, ma perde l'occasione il Legia Varsavia, poi con il tiro in porta da parte di Varabida. Ancora Legia con Libizowski, sempre lui. Sbaglia tutto qua la squadra polacca, che ha avuto la grande chance di andare avanti. Aydin apre bene per Dain. Palla per Probst, leggermente lunga. Ancora Dain, esce bene dalla propria difesa. Dain vince un rimpallo, poi Aydin gli dà una mano, ancora Aydin. Bergiel recupera questo pallone. Ancora verso Bergiel con il tocco in rimessa laterale, Warabida. Libizowski, poi Niang, alla fine va dietro da Minder, cerca Aydin che ha un buon controllo. Aydin vede il movimento dentro l'area di rigore da parte di Redzepi, che però controlla male e non riesce poi a battere Pernal. Ancora Aydin. Niang. Aydin riesce a muoversi bene, poi attenzione alla ripartenza da parte del Legia Varsavia con Oldak, che però viene fermato. Adesso il pallone è buono per Redzepi, viene fermato però da Libizowski. Allora ripartenza con Bergiel dentro, Oldak potrebbe girarsi, bravissimo neanche a fermarlo. Numero 6, Svietoczowski. Ancora un pallone dentro, potrebbe calciare Warabida, lo fa alzando però di tanto la traiettoria del pallone. Thank you.
Nono minuto 0-0 tra Legia Varsavia e Basilea. Finale quinto sesto posto. Minder per Niang, ancora Niang, avanti non trova nessuno. Poi Dain cerca Probst, buon pallone per il numero 14, va Probst col sinistro, pallone alto. Adesso il pallone per Aydin. Aydin che lotta, alla fine commette fallo. Niang. Palla dentro, Bergiel ci arriva con la punta del piede. E il gol del vantaggio è annullato perché c'è fallo sul portiere, secondo l'arbitro. Da parte di Oldak. Adesso il tentativo del Basilea con Probst, buon controllo. Alla fine riesce ad allontanare Libizowski. Oldak, largo Baranowski. Punta Niang, ancora Baranowski, torna sul pallone, lo protegge dal ritorno di Niang, c'è il fallo secondo l'arbitro. Baranowski va direttamente in porta, Minder in due tempi. Poi con calma qui Pernal. Prova ancora il Legia con Oldak. Non riesce a evitare la rimessa laterale di Bizowski. Pallone largo per tentativo del Basilea. Poi Baranowski prova a uscire. Il rilancio a cercare Oldak. C'è la chiusura di Niang. Manca poco ormai la fine del primo tempo. Il gran destro da parte di Libizowski e il vantaggio del Legia Varsavia arriva al tredicesimo minuto, un gol bellissimo di Antoni Vasiak Libizowski. Varsavia 1, Basilea 0. Finisce il primo tempo, 1-0 per il Legia Varsavia, segnato proprio in extremis il numero 13, Antoni Vasiak Libizowski. Tutto pronto per il secondo tempo di Basilea Legia Varsavia, al tredicesimo segnato con un grandissimo destro dalla distanza, Antoni Vasiak Libizowski. E allora è avanti 1-0 il Legia Varsavia, che ha avuto anche, a dire il vero, più occasioni del Basilea. Questa è la finale del quinto sesto posto. Tra poco vivremo la finale invece per il terzo quarto tra Lugano e Krasnodar e poi la finale per decretare il vincitore di questo Lugano Champions Trophy edizione 2018 tra Barcellona e Genk. Ora Basilea che riesce a recuperare un buon pallone con Aydin. Largo il tentativo
per Rezepi, che non può raggiungere il pallone però. Fa salire tutti Pernal. Arriva Rezepi sul pallone, viene fermato però. Rimessa laterale Basilea. Minder. Cercare Probst, non la tocca nessuno, direttamente dall'altro portiere Pernal. Erdiel viene fermato da Dain, però la tocca con le mani e allora Legia Varsavia che può sfruttare un calcio di punizione. Tentativo in profondità a servire Bergil, non può raggiungere il pallone, il numero 21 Piotr Bergil. Adesso il tentativo per Rezepi, dentro Probst, perde il pallone dopo averlo controllato con la suola Probst, allora Legia Varsavia che va in contropiede con il numero 7 Bucca, un 2008 Piotr Bzucca. Faccia un fallo ai danni di Navrocki, commesso dal numero 6 del Basilea. Ancora il 2008 che viene probabilmente anche toccato su un piede, zoppica il numero 7 Bzucca. Ancora Bzucca. Ancora Legia Varsavia, in avanti il pallone, deve intervenire Minder che chiama e fa sua la palla quando siamo al 16esimo, regge il gol, tra l'altro bellissimo, realizzato da Vasiak Libizowski al 13esimo. Adesso ci prova con un gran sinistro anche il numero 2 Rozanski, qui è bravo Minder in due tempi, prova a rilanciare avanti i suoi, il portiere del Basilea Milo Minder. Adesso il tocco laterale dove prova ad andare ancora il Legia Varsavia, trattenuta evidente da parte di Rezepi sul numero 15. Sul numero 15 del Legia Varsavia. E allora calcio di punizione in favore dei polacchi che già conducono 1-0. Vogliono conquistare il quinto posto di questo prestigioso torneo. Dentro l'area di rigore il controllo, il destro, fuori misura. Da parte sempre del numero 7, Bzucca. Non controlla qui un pallone difficile, Berger. Ancora Legia Varsavia che prova a farsi vedere con il pallone in avanti, è una buona azione e Minder deve aspettare il pallone, poi per un attimo perde il contatto visivo con lo stesso, alla fine ritrova il possesso Milo Minder, si va da Liu Niang che adesso però è attaccato da due e allora si accontenta della rimessa laterale. 18 minuti di gioco, mancano 5 alla fine. 1-0, resiste il gol di Vasiak Libizowski.
Aydin dietro per Minder. Qui svirgola numero 18 Fox, ma non ci sono problemi per Pernal, che fa ripartire Legia Varsavia. Il rilancio in avanti, la spizza Aydin che non riesce ad allontanarla, poi Schrenk per Minder, ancora a Liu Niang che in questo secondo tempo viene utilizzato a sinistra, lui che solitamente gioca sull'autidestra. Ancora Legia Varsavia che prova a farsi vedere, Niang ferma tutto, prova a ripartire velocissimo a Liu Niang, inseguito però da due delle Legia Varsavia, li evita ancora Niang, cerca un tunnel, alla fine è bravissimo però Navrocki a fermarlo. Redzepi vede e trova un buon pallone per Dain, che perde l'ultimo contatto possibile per potersi trovare a tu per tu con Pernal, che qui compie un miracolo sul destro di Gian Aydin. Calcio d'angolo, non la tocca nessuno, Redzepi va a raccogliere il pallone in uscita di Redzepi, un dribbling tentato ma c'è un fallo e allora Basilea che può portarsi avanti con tutti gli uomini, o meglio i bambini. Ancora Redzepi, il colpo di testa di Aydin, poi il tentativo da parte di Moritz Begerer. E allora Marcel Pernal perde qualche secondo di tempo per dare un po' di respiro a Legia Varsavia, che adesso sta subendo l'iniziativa della Basilea. Ancora Gian Aydin, sicuramente il più ispirato, palla dentro per Dain. Dain con il destro, alza sopra la traversa Fabian Dain. E allora ancora Marcel Pernal, che ha compiuto davvero una parata strepitosa sul destro a giro di Aydin. Ora Niang, viene anticipato Dain, poi recupero palla da parte del 18 David Fox, ma c'è ancora Begerer. Aydin fermato anche lui, sarà calcio d'angolo. Allora Redzepi si occuperà di questo calcio d'angolo, già toccato, non si è accorto nessuno e Redzepi segna il gol del pareggio. Nessuno si era accorto che Begerer aveva toccato il pallone. Ricordi della Roma, schemi probabilmente li hanno visti nella Roma di Spalletti. E allora 1-1 con il gol al 21esimo, tra l'altro allo scadere di Redzepi, gran sinistro comunque. Adesso però il Legia Varsavia prova a farsi vedere ancora e questo è un gol bellissimo ed è il gol del numero 2 Mateusz Rozanski. E 2-1, non dura nemmeno un minuto il pareggio di Redzepi. Torna subito avanti il Legia Varsavia. Tutto da rifare per il Basilea. Gran palla, ma soprattutto gran conclusione. Qui non chiude bene sul proprio palo Milo Minder. E lascia il varco al numero 2 Rozanski, molto preciso nella conclusione di destro. A Liu Niang serve Redzepi, l'autore del gol del pari. Redzepi va dall'altra parte. Berger controlla, non riesce a scappare però. Allora temporeggia, poi si appoggia Aydin, che viene fermato a sua volta. Baranowski, anche lui non controlla il pallone, poi Aydin cerca un'imbucata ma Dain non va e allora con calma il portiere Pernal. Begerer, il tacco, attenzione Aydin e Pernal ancora con un miracolo salva il Legia Varsavia. Più che salvare Legia Varsavia, probabilmente regala il quinto posto
alla propria squadra. Grande chiusura, esce creando volume. E adesso calcio d'angolo ancora, attenzione allo schema. Ma non è calcio d'angolo. Cambia decisione l'arbitro. E qui se la prende numero 6. No, cambia idea di nuovo. Sì, è calcio d'angolo. Ha cambiato idea un paio di volte. Alla fine regala ancora una chance al Basilea, che la spreca però con il destro fuori di Silas Schrenk. Pallone in avanti, attenzione alla conclusione dalla distanza. Ha provato ancora Rozanski, l'autore del gol del 2-1, a sorprendere Milo Minder. Minder al rinvio. ...24 minuti di gioco, un minuto ancora per le speranze del Basilea. 2-1 Legia Varsavia. Rimessa laterale con il pallone che non va calciato alto, in realtà peraltro non mi sembrava poi così altissimo, ma insomma va battuto corto, facciamo prima. Non viene nessun incontro e allora l'errore che può mandare Begrer verso Dine, ma sbaglia il tocco. Allora attenzione, Baranowski potrebbe cercare l'imbucata e la trova con un tentativo in spaccata. Giuca non trova il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita. E allora Redzepi ha un'altra chance in questo finale. Redzepi mette al centro, attenzione, Dine, una finta, Dine, arriva il 2-2. Al 25esimo, proprio allo scadere, Fabian Dine manda probabilmente le due squadre calci di rigore. Bravissimo comunque Dine, grande freddezza, riceve palla, un dribbling, ecco qui l'assist di Redzepi, non calcia subito, con la suola mette a sedere un difensore, nella fattispecie il numero 18 Fox. E allora siamo già oltre il 25esimo, fischietto in bocca per l'arbitro. Saranno i calci di rigore a decidere chi conquista il quinto posto e chi il sesto tra Legia Varsavia e Basilea. E allora calci di rigore tra Legia Varsavia e Basilea per decidere chi conquisterà il quinto posto e chi il sesto. Dopo i gol del 13esimo di Libizowski, il pareggio di Redzepi al 21esimo, al 22esimo il 2-1 del Legia Varsavia con Rozanski, e poi in extremis al 25esimo, proprio allo scadere, ha segnato Fabian Dine il 2-2 del Basilea. E allora, calci di rigore. In campo però c'è solo Legia Varsavia, Basilea che probabilmente sta ancora decidendo chi andrà a battere. Legia Varsavia abituata ai calci di rigore perché ha vinto contro il Grasso per la partita precedente proprio ai calci di rigore. Allora in porta Marcel Pernal, che tra l'altro due o tre partite, due o tre parate belle, molto belle le ha fatte, anche decisive.
Quindi deduco che a iniziare sarà il Basilea. Va con il numero 6, Maurice Begrer. Contro Marcel Pernal. Parte Begrer. Pernal dice di no. Si resta sul 2-2 o se volete sullo 0-0 per quanto riguarda i rigori. Adesso tocca Baranowski, che ha colpito una traversa contro il Lugano nella prima partita di questa mattina con un gran destro dalla distanza. Va al numero 11, Sebastian Baranowski contro Milo Minder. Baranowski non sbaglia, 1-0, o meglio 3-2 per il Legia Varsavia. Adesso Reggepi, che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 contro Pernal. Reggepi non sbaglia col sinistro. Resta avanti di un gol per ora il Legia Varsavia. Bello il rigore di Reggepi col sinistro. Nulla da fare per Pernal. Con il numero 7, il 2008, Piotr Zgiuca. Giucia. Che non sbaglia, il più piccolino segna. E ancora avanti il Legia Varsavia di un gol. Adesso è il turno di Fabian Dain, che ha segnato il 2-2 nei tempi regolamentari. Parte Dain, pallone fuori. E allora attenzione, importante questo calcio di rigore per Rozanski. Rozanski, la parata è di Milo Minder. Si resta sul 2-1 in favore del Legia Varsavia. Adesso tocca a Gian Aydin, uno dei migliori del Basilea. Contro Pernal. Parte Aydin, non sbaglia. 2-2. Tocca adesso al Legia Varsavia. La parata di Milo Minder e allora parità. Attenzione, perché qui è importantissimo che Niang segni. Aliu Niang segna e adesso, se Legia Varsavia non segna, il quinto posto è del Basilea. Rigore importantissimo per Kuba Navrocki contro Milo Minder, che sembra Dudek in porta. Va il tentativo del 9, è di Navrocki ed è parità, si va oltranza. Con il numero 5, Schrenk. Il difensore Sila Schrenk, che grande freddezza. E adesso ancora chiamato a inseguire il Legia Varsavia. Con il numero 18, David Fox. Non ci arriva Milo Minder, ancora parità. E adesso tocca proprio a Milo Minder contro Marcel Pernal. Il gol di Minder e adesso tocca a Pernal. Marcel Pernal intuisce Minder, ma calcia fortissimo Pernal. Sempre parità. E di nuovo Aydin. Si ricomincia. Altro bacio al pallone di Gian Aydin. Aydin non la trova Pernal, ancora in vantaggio. C'è il Basilea e adesso
Silas Schrenk. No, chiedo scusa, il numero 5 è Bjuka. No, era Varabida. Uno a uno, cioè 1-1, parità ancora, intanto Krasnodar e Lugano sono già pronti a scendere in campo, ma qui giocatori di Basilea e Legia Varsavia non ne vogliono sapere di smettere di calciare i rigori. E allora va Fabian Dain, che ha segnato, ricordo, il 2-2. Dain non sbaglia ancora una volta. Adesso è Milo Minder chiamato. Alla parata su numero 13, Vasiak Libizowski. A Vasiak la traversa e il Basilea è quinto in classifica. Sesto invece Legia Varsavia. Adesso a breve Krasnodar Lugano per il terzo quarto posto.